Contagi in aumento in provincia di Como, ma più di 9 pazienti su 10 al momento si stanno curando a domicilio e non hanno avuto bisogno di ricovero. Gli indicatori ospedalieri non mostrano segni di sovraccarico del sistema sanitario territoriale, precisa la TS Insubria, nel bollettino di aggiornamento sulla pandemia nelle province di Como e Varese. Nella settimana dal 28 settembre al 4 ottobre, la TS Insubria ha registrato 212 nuovi casi accertati di Covid tra Como e Varese. Quasi il 94% dei positivi, 199 in tutto, è a casa in isolamento e si sta curando a domicilio. Nella settimana indicata, solo 13 pazienti, pari al 6,1%, hanno avuto bisogno di un ricovero in ospedale e di questi il 4% è già stato dimesso nel corso della settimana presa in esame. Al momento dunque, per la TS Insubria, nelle province di Como e Varese, la situazione degli ospedali è sotto controllo. Nella settimana dal 20 al 26 settembre, fanno sapere da ATS, negli ospedali pubblici il tasso di occupazione dei posti letto di area medica per pazienti Covid-19 è stato del 5,2%, ben al di sotto della soglia di attenzione del 40%. Nessun ricovero invece in terapia intensiva. Al momento, infatti, eventuali pazienti gravi vengono indirizzati agli ospedali hub individuati dalla regione, 9 al momento in Lombardia. Per Como, il presidio di riferimento è l'ospedale Sacco di Milano.